La scorsa settimana abbiamo navigato da Crotone fino a Otranto, dove ci siamo immersi in tutte le tonalità della natura e cultura salentina. Oggi proseguiamo il nostro viaggio verso nord e riscriviamo la definizione di fallimento. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo accolto il richiamo della natura e siamo andati a vivere sulla nostra barca a vela. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed i luoghi dello spirito. Abbiamo lasciato il porto di Otranto e ci siamo trasferiti nella rada pittoresca, proprio sotto alle mura della città vecchia. Ma vivere in rada rende alcune attività della vita quotidiana, se non difficili, almeno un po' particolari. Abbiamo lavorato tutto il giorno al computer qui dalla barca in rada e adesso vogliamo scendere a terra e andare a fare una passeggiata come una coppia normale, una passeggiata in città, ma il modo in cui lo facciamo in realtà è tutt'altro che normale. Prima cosa, io mi devo lavare i capelli chiaramente e Mess si deve aggiustare un po' la barba perché è parecchio lunga. Una volta tanto che usciamo, specialmente in un posto chic come Otranto, vogliamo essere un po' presentabili. Abbiamo una bella doccia chiusa qui nel bagno, però cerchiamo di evitare di intasare i tubi e la pompa di scarico, l'acqua viene pompata fuori da una pompa e evitiamo di intasare tutto con capelli e barba, e quindi quando dobbiamo fare queste cose utilizziamo la doccia fuori. Poiché l'acqua che usiamo per lavarci viene scaricata direttamente in mare, cerchiamo di rispettare al massimo l'ambiente marino che ci ospita, utilizzando prodotti biologici e rapidamente biodegradabili. Può sembrare un po' scomodo e inefficace vivere così, ma vi assicuro che se presi con lo spirito giusto, questi momenti semplici sono davvero belli e significativi. E quando si sta bene insieme, l'efficienza ha ben poco valore. E adesso è ora di scendere a terra, ci siamo preparati, docciati, ho tagliato la barba a Mess, ma non vi ho detto una grande novità, che è che abbiamo sostituito il nostro vecchio tender, del quale avevo parlato in un video tanto tempo fa, che aveva il motore rotto e irrecuperabile, con un nuovo tender, ed è molto speciale. Visto che ci piace essere sostenibili, che non vogliamo contribuire alle emissioni globali di CO2, e visto che ci piace anche fare attività fisica, il nuovo tender è un kayak che adesso Mess sta per gonfiare e non vediamo l'ora di usarlo. E vi dirò anche qual è il nome che abbiamo dato a questo kayak. Visto che questo kayak ha un bel colore arancione papaya, l'abbiamo chiamato Papaya! Le nostre uscite romantiche d'ora in poi saranno così: un salto giù da Alba su Papaya, qualche pagaiata fino a riva, qualche schizzo d'acqua, la ricerca di un approdo per scendere a terra, un parcheggio particolare ed eccoci arrivati sulle mura di Otranto, dalle quali possiamo sempre vedere la nostra casa. Quando l'anno scorso, dopo molti tentativi, non siamo riusciti a riparare il vecchio motore fuori bordo, ci siamo sentiti un po' abbattuti. Ma quel fallimento temporaneo ci ha spinti a cambiare programma. E da un rumoroso e inquinante motore fuori bordo, sempre dipendente dalla benzina, siamo passati ad un mezzo di trasporto che rispetta la natura e ci rispecchia molto di più. Scopriremo insieme come ci troveremo nei prossimi mesi. I giorni passati in rada a Otranto ci hanno permesso di lavorare, rilassarci insieme, ma anche da soli. Io in particolare ho apprezzato molto le ore serali trascorse in prua ad ammirare la città e scrivere sul mio diario di bordo. Ma ora è tempo di salutare Otranto e navigare verso la prossima meta.
Ciao amici, stiamo per lasciare la bellissima Otranto e questo ancoraggio che ci ha ospitati per diversi giorni e stiamo per intraprendere una navigazione in un campo minato, letteralmente perché siamo diretti a Brindisi e tra qui e Brindisi ci sono aree con esplosivi sommersi, quindi alle quali non si può accedere, aree di esercitazione militare piuttosto grandi e poi ci sono delle secche, ci sono i pirati, ci sono le streghe, quindi sarà una navigazione piena di insidie e dobbiamo veramente tirare fuori il meglio di noi stessi. La prima, la più facile, è fatta. Siamo usciti dal porto e abbiamo evitato i bassi fondali. Questo non era troppo complicato. Adesso stiamo passando una secca sulla sinistra, secca La Scala. Il prossimo ostacolo è un cavo sottomarino con una boetta sopra. E poi dopo quello c'è un'altra secca prima che possiamo uscire da questa zona di Otranto. Abbiamo anche incrociato diverse navi, alle quali bisogna sempre prestare attenzione. Navigazioni costellate di ostacoli, come questa, non ci spaventano più, ma ci ricordano quanto sia importante prepararsi bene al viaggio, consultando le carte nautiche, il meteo, il portolano, gli avvisi ai naviganti, ascoltando sempre la radio UHF, scrutando bene l'orizzonte e tenendo sempre d'occhio i cambiamenti del cielo, del mare e del vento. Ostacolo numero non ricordo quale, appena superato, lì c'è quest'area con esplosivi sommersi e qui invece c'è un'area militare, quindi abbiamo solo questo corridoio per passare in mezzo. Tutto comunque facile, ma a complicare le cose è arrivata questa nave proprio sopraggiunta da dietro di noi che ha iniziato a suonarci per farci spostare e quindi abbiamo cambiato rotta, l'abbiamo fatta passare e adesso ci rimettiamo sulla nostra rotta. Io all'inizio, in vista delle primissime navigazioni su Alba, tendevo ad essere un po' preoccupata prima della partenza. Avevo paura delle difficoltà che si sarebbero presentate. Ora però, la paura delle difficoltà ha lasciato il posto al desiderio di superarle in modo vincente e trasformarle in vere avventure. Non credo sia tanto una questione di avere coraggio, quanto di imparare a credere in noi stessi e giorno dopo giorno diventare più forti e capaci. Tutti noi possiamo farlo. Se le prendiamo come occasioni per migliorarci, le difficoltà sono sempre dalla nostra parte. E non ci potrà mai essere alcun fallimento fino a quando non ci saremo arresi. Stiamo avvicinando a Brindisi, abbiamo superato le varie aree militari, aree interdette alla navigazione e adesso siamo appena entrati nel corridoio di ingresso del porto di Brindisi. C'è un sistema di separazione del traffico abbastanza complicato, ma basta seguire la carta per districarsi. L'ingresso nel porto di Brindisi, nel grandissimo bacino portuale, non è semplicissimo perché ci sono isolotti, secche, bassi fondali, zone interdette. Bisogna fare un po' di slalom. Fortunatamente noi arriviamo di giorno, cioè non fortunatamente, avevamo pianificato di arrivare di giorno in modo da essere un po' agevolati dalla luce. E comunque dobbiamo prestare attenzione. Probabilmente incroceremo anche diverse navi, dobbiamo dare precedenza. È così quando ci si avvicina a un grande porto. E questo, fin dall'antica Roma, è uno dei più grandi porti del Mediterraneo. Brindisi è un vero e proprio porto naturale,
con una lunga insenatura e due bracci che creano un bacino protetto dalle mareggiate. Il nome Brindisi sembra derivare dall'antico termine della lingua delle popolazioni messapiche, Brentium, che significa cervo, con riferimento alla forma dell'insenatura, simile alle corna di un cervo. Secondo la leggenda, la città fu fondata da Brento, il figlio di Eracle che aveva un complesso di inferiorità nei confronti degli altri eroi e dei ciclopi. Così Brento, per mostrare la sua forza sovrumana, con due bracciate scavò il grande porto sulla costa pugliese. L'atmosfera che abbiamo trovato al nostro ingresso nel porto di Brindisi non era quella frenetica da porto commerciale che ci aspettavamo. Il cielo grigio, la pioggia, le grandi navi deserte e gli isolotti desolati ci hanno fatti sentire come esploratori di un porto fantasma. Ma dopo esserci addentrati in profondità nel golfo, abbiamo iniziato a scorgere il cuore pulsante della città e abbiamo trovato un ormeggio al molo cittadino. E nel tardo pomeriggio, nonostante la pioggia, abbiamo esplorato il grazioso centro storico e siamo andati a far provviste per la cambusa di Alba. Avevamo in programma di partire già domani e navigare verso nord, ma non lo faremo perché c'è vento e un po' di mare contrario e sinceramente non vogliamo farcela tutta a motore. Ma il nostro modo di vedere le cose qui su Alba è che le difficoltà sono sempre dalla nostra parte, non sono avversarie ma ci danno nuove possibilità. E quindi domani sfrutteremo la giornata che abbiamo preso per stare in porto per fare un'altra cosa. Stamattina abbiamo lasciato la barca all'ormeggio a Brindisi, abbiamo preso il treno e siamo venuti a Lecce. Non potevamo farci mancare la capitale del barocco salentino e quindi siamo qui, stiamo visitando la città, è bellissima, ci sono un sacco di cose da esplorare, adesso vi portiamo a fare un giro. Ho riempito non so quanti giga di foto e video di Lecce. Questa città è un vero gioiello. Ogni angolo racconta la storia di un artista del barocco, di una famiglia nobile, di un artigiano. C'è così tanto da vedere e da fare. Pensavo che dopo aver visitato Catania, Siracusa e Noto, avevo visto tutto il barocco possibile, ma mi sono ricreduta qui a Lecce, dove ogni edificio è costruito in modo da stupire e far decollare la fantasia di chi cammina tra i vicoli della città. Io non so quante volte mi sono scontrata con altri visitatori mentre esploravo la città, perché è impossibile non camminare con il naso all'insù per non perdersi neppure un dettaglio. L'unica cosa che manca un po' a Lecce è comunque un corso d'acqua. In realtà esisteva un antico fiume sacro qui a Lecce, l'Idume, ormai tornato nel sottosuolo e perduto nei meandri della terra. Le tentazioni di Lecce, questo è il pasticciotto, è un dolce tipico leccese salentino. Profumo buonissimo. Com'è? Ma tra tutto ciò che ho ammirato a Lecce, c'è un luogo in particolare che voglio mostrarvi. È il Museo Faggiano. No, no, non correte via solo perché ho detto museo, perché l'esperienza che si ha qui è molto diversa da quella di un normale museo. Questa è una storia che ha dell'incredibile. Nel 2001 il signor Luciano Faggiano, proprietario dell'edificio, iniziò i lavori di ristrutturazione per aprire un'osteria. In particolare dovette rompere un pavimento della casa che aveva un grosso problema di umidità. Pensando che si trattasse di un tubo della fogna, il signor Faggiano si mise a scavare. Ma ecco che con gran sorpresa iniziò a trovare vari reperti archeologici.
In base alla legge italiana, molto severa in materia, dovette sospendere i lavori e dire addio al progetto di aprire l'osteria. Il signor Faggiano avrebbe potuto darsi per vinto e rinunciare, ma non lo fece. E insieme a tutta la sua famiglia, senza nessuna sovvenzione pubblica, si mise personalmente a scavare per riportare alla luce oltre 2000 anni di storia. Gli scavi durarono per ben 7 anni. Fin da subito emerse che la casa era un antico rifugio templare risalente all'anno 1000, quindi più di 1000 anni fa. Lo testimoniano diversi simboli rinvenuti nell'edificio, dalla sacra rosetta templare nella prima stanza all'ingresso, alla misteriosa torretta di avvistamento templare sul tetto, che riporta un simbolo templare all'interno. Dopo la dipartita dei templari, la casa divenne un convento e fu poi venduta come casa privata a qualcuno che, ignorando il valore dei reperti storici, la ristrutturò coprendo tutto con molti strati di intonaco. Ma il bello deve ancora venire. Continuando a scavare senza arrendersi, la famiglia Faggiano scoprì un pavimento messapico del V secolo avanti Cristo, quindi di ben 2500 anni fa. Ma attenzione, c'era qualcosa ancora più in basso. Un enorme sistema di gallerie e corridoi sotterranei, utilizzati in parte come cisterne di raccolta dell'acqua piovana, in parte come tombe e in parte come vie di fuga. Era da lì che arrivava il problema di umidità, non dalla fogna. E scendendo ancora più in profondità nella terra, senza mai arrendersi alle difficoltà di questo enorme scavo, ecco cosa trovò il signor Faggiano. Trovò il fiume Idume, il sacro fiume perduto di Lecce. Il museo è aperto al pubblico, il biglietto costa soli 5 euro, ma il valore di questa esperienza è davvero immenso. E la famiglia Faggiano, non più solo di ristoratori, ma oggi di preziosi archeologi, continua a scavare, perché dietro ad ogni muro si nasconde un'altra galleria, un'altra stanza segreta, un altro pezzo di questo grande patrimonio. E così questa tappa a Brindisi e Lecce ci ha insegnato che le difficoltà sono nostre alleate. L'universo pone ostacoli sul nostro cammino non per schiacciarci, ma per aiutarci a diventare la versione migliore di noi stessi. Così ha fatto il signor Faggiano, che nell'impossibilità di costruire un ristorante non ha visto un fallimento, ma l'occasione di realizzare qualcosa di molto più grande, un racconto vivente di oltre 2000 anni di storia della sua città. Noi gli ostacoli li notiamo ogni giorno in questo nostro viaggio per mare e scegliamo di trarne il massimo. Come quando le scomodità della barca ci impongono di farci la doccia fuori impiegando il triplo del tempo, ma noi trasformiamo quel momento in sorrisi e tenerezza. O come quando scopriamo che il gommone e il motore fuoribordo che abbiamo comprato insieme alla barca sono inutilizzabili e invece di sentirci sconfitti, cogliamo l'occasione per prendere un kayak e vivere una vita in linea con i nostri ideali. O ancora, quando il tratto di mare che dobbiamo percorrere sembra un campo minato, ma ci rendiamo conto che ognuna di quelle sfide, una volta superata, ci porterà ad essere navigatori più abili e persone migliori. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui sulla rotta di Bari ci prenderemo un piccolo spavento in navigazione.